Ok ragazzi, nuovo video, oggi vedremo 5 errori per cui non crescete. È un video che credo sia sempre un old but gold, quindi un video sempre attuale, per così dire. Però veramente arrivano tante domande su tanti aspetti e vedo che la gente un po' si perde in un bicchiere d'acqua. Quindi credo che possa esservi utile per ragionare su alcuni difetti o alcune tendenze che tutti abbiamo avuto, perché tutti le abbiamo avute, è inutile fare gli ipocriti, e che possono instaurarsi come meccanismi. Quindi cerchiamo di capire il punto. Sapete tra l'altro che abbiamo aperto Rhino Nation, quindi il nostro nuovo portale, un portale in cui trovate tantissimi video inediti di tantissimi argomenti differenti, articoli anche essi inediti, ma soprattutto trovate i nostri logbook, mio, di Giorgia, dei nostri atleti, e potete trovare tantissimi spunti interessanti perché aggiorniamo tutto quello che facciamo dal punto di vista di alimentazione, allenamento, integrazione, sia in fase di off season sia in fase di contest prep. Con Giorgia stiamo programmando una stagione agonistica veramente interessante, stessa cosa vale a dirsi con me, stessa cosa vale a dirsi con Fabian adesso che inizieremo, perché andremo alla ricerca della Procard e poi successivamente abbiamo un bel piano in mente. Quindi credo che possa essere un portale molto molto interessante per tutti e mi invito a darci un occhio, trovate il link qua sotto in descrizione. Quindi detto questo, partiamo con il video. Allora, 5 errori. Credo che il primo errore in assoluto sia semplicemente fare troppo, e questo ci siamo cascati tutti, ci cadremo sempre tutti e ci casco anch'io sempre ogni volta, e sto ponendo tanto tanto la mia attenzione su questo, diciamo sul sapermi dare un freno a mano a un certo punto. Allora, far troppo, parlo prettamente del volume di allenamento, perché istintivamente quando vogliamo crescere, l'idea nostra e l'idea anche con cui è nato il bodybuilding, perché era quello in cui si credeva fino agli anni 70-80, che più faccio più cresco. Quindi un po' questo, un po' il fatto che appena vedo una carenza o voglio lavorare su uno schema motore, su un angolo specifico, vedo un esercizio che mi piace, semplicemente lo aggiungo a tutto il popò che ho già creato, che ho già come base. Quindi questa tendenza ci porta gradualmente a fare sempre sempre di più. Se vediamo che ci mettiamo poco tempo in palestra, cerchiamo di fare un filo di più perché non ci sentiamo pagati. Insomma, si innestano sempre un sacco di meccanismi che ci portano a far di più credendo di far meglio. Però in realtà, come si suol dire, non è far di più che vuol dire far meglio, ma è far meglio che porta a far meglio. Non so se si capisce come concetto. Comunque, piuttosto che fare una serie in più, facciamo le serie in maniera più qualitativa. Questo è un po' il punto. Questo è il motivo per cui io spingo così tanto con l'intensità di allenamento, quindi il cercare una certa intensità di allenamento, e il concetto di ragionare non tanto su numeri, ma quanto piuttosto sullo stimolo che vogliamo ricercare. Partita dal presupposto che la crescita muscolare dipende tendenzialmente, se vogliamo renderla proprio terra-terra, dipende tendenzialmente dalla tensione che riusciamo a creare a livello muscolare. Quindi con il carico, con il cut, però fondamentalmente la tensione che si sobbarca un determinato distretto muscolare. Quindi partiamo da questo punto, cerchiamo di creare una forma ottimale esecutoria, cerchiamo di creare tanto effort su questa forma esecutoria perché ci permette di massimizzare la tensione sul muscolo, quindi da una parte con la forma lo veicoliamo, dall'altra con l'effort la massimizziamo e poi successivamente andiamo eventualmente ad aumentare il numero di serie, se vogliamo e se ce la sentiamo. Quindi cerchiamo prima di lavorare sull'intensità in allenamento, la forma e l'intensità, e, che è un qualcosa sulla cui base ho costruito Zeus, il nostro primo programma di allenamento. Si basa proprio su un iniziale graduale aumento dell'intensità e poi arrivato a un certo punto iniziamo ad aumentare il volume, e la gente si è iniziata a rendere conto che il volume più di tanto non riuscivano ad aumentarlo, questo perché l'intensità era alta, la qualità era massima e quindi logicamente il corpo richiedeva un volume abbastanza basso per poter recuperare, però d'altro canto lo stimolo era massimale. Quindi iniziamo anche a concepire questa cosa, che l'idea che dovete avere è cercare di raggiungere uno stimolo ipertrofico, uno stimolo allenante massiccio, quindi alto, con la minor mole di lavoro possibile, perché minore è il lavoro, maggiore sarà il recupero muscolare, più veloce sarà il recupero muscolare. Quindi se io il mio stimolo lo do in 37 serie allenanti è un conto, ma se io lo stesso stimolo lo riesco a dare in 10 serie allenanti, allora sicuramente il muscolo recupera molto prima e posso riallenarlo meglio e soprattutto recupera e sovracompensa meglio. Quindi non sto dicendo di partire di default con un volume molto basso, ma partiamo col costruire tanta qualità, poi facciamo in modo che il volume si adatti in base a quello che noi riusciamo a recuperare, sempre mantenendo una buona qualità di lavoro come base. Ok, questo è il primo errore. Il secondo errore, oltre a fare troppo, è il fare troppo poco, e questo anche è un discorso in cui ricade prettamente chi magari non è troppo incentrato, troppo dentro questo ambiente, ossia vuoi non vuoi per ottenere un tot di risultati dovete faticare, dovete fare
dovete sbattervi in qualche modo, nel senso che il risultato ipertrofico non è altro che un adattamento del nostro corpo all'ecosistema, ossia noi inganniamo il nostro corpo e gli facciamo credere che sostanzialmente per sopravvivere in questo mondo deve fare quello sforzo e deve adattarsi a quello sforzo, come se fosse una necessità per scappare da un predatore o per procacciarsi cibo. Quindi logicamente il nostro corpo ha tutto l'interesse in quest'ottica ad adattarsi. Però logicamente qual è il discorso? Che un processo di adattamento necessita sempre uno stato di crisi, di allarme. Uno stato di crisi, di allarme è qualcosa che voi percepite a livello di fatica. Quindi se voi non state faticando, non vi spremete, o l'allenamento è semplicemente un, come dico io, andare dal gommista, quindi farsi una pompatina, quindi sostanzialmente il pump training, volume training, quello che vi pare, che crea questo effetto di bubble muscle, quindi un muscolo sostanzialmente pompato, però poi a livello di materia strutturale non c'è niente. Ecco, se il vostro allenamento è un qualcosa di genere, allora state facendo troppo poco, questo soprattutto se la frequenza di allenamento è bassa. Quindi da un punto di vista di fitness generale questo va benissimo. La cosa che si dice è che il fitness è il bodybuilding senza risultati, e questo, se vogliamo, è vero da un certo punto di vista, nel senso che se voi ragionate in termini di fitness generale potete sicuramente fare un protocollo di resistance training senza ambire a chissà quali risultati e starete meglio, il muscolo avrà comunque un certo tono che potete mantenere durante l'arco della vostra vita. E questo sicuramente va benissimo, però se volete massimizzare i vostri risultati non la scampate, dovete creare una situazione di crisi. Una situazione di crisi passa quasi sempre dall'effort, dall'intensità che riuscite a dare in allenamento, perché più il muscolo viene violentato e voi ricevete delle botte a livello, se vogliamo, neurale, ma soprattutto a livello fisico, più logicamente il vostro corpo si trova nelle condizioni ehi cavolo, qua mi devo assolutamente adattare, perché così logicamente non posso andare avanti. Quindi rendiamola molto semplice a questo punto di vista, niente calcoli, niente numeri, cerchiamo di spremerci davvero, cerchiamo di avere una buona frequenza di allenamento se vogliamo ottenere risultati. Quindi sicuramente potete arrivare a un buon livello allenandovi 3 volte a settimana, facendo pump e tutto, però se volete massimizzare le cose, allora cercate di spingere un pochetto di più. Lo dice uno che è arrivato ad allenarsi 11 volte a settimana, che è arrivato ad allenarsi anche meno. Ho provato veramente un po' di tutto, però vi dico che il substrato comune deve essere un livello di fatica e una necessità e richiesta che dovete sentire proprio di recupero muscolare. Terzo errore che va molto in voga ultimamente, e mi ricollego a quello detto prima, è quello di concentrarsi troppo sui numeri, quindi ragionare sul creare delle progressioni, per esempio sul volume, delle progressioni studiate, tabella, quindi su carta, e limitarsi a quello. Quindi c'ho da fare 3 serie da 8, la settimana dopo 4 da 8, la terza 5 da 8, eccetera. Quindi semplicemente le faccio, mi porto a casa una progressione che però in molti casi è fittizia, perché magari quando faccio le mie 3 serie da 8 avrei potuto tranquillamente gestirne 10 da 8. Quindi il fatto che dopo 5 settimane ne riesco a fare 7 da 8, 8 da 8, quel che vi pare, non comporta un miglioramento della performance, semplicemente ho fatto di più. È come dire che cammino per 100 metri o cammino per 200 metri, non mi cambia granché, ho semplicemente una volta camminato di meno, una volta camminato di più, ma non ho avuto un miglioramento di performance. Quindi quello che è un po' la base, secondo me, in questi casi, per chi è troppo incentrato sulla carta, che per carità va benissimo, perché io sono il primo a avere un approccio chasing the log, quindi segnarsi tutto quanto, però io quello che vi consiglio di base è quello semplicemente di spingervi al limite. Arrivate al limite, quindi cercate di fare il più possibile, segnatevi quel che avete fatto e la volta dopo cercate di battervi banalmente. In questo modo fate sì che quando entrate in palestra quello che dovete portarvi a casa è fare qualcosa che la volta precedente non avreste mai ritenuto possibile fare. Riuscite a farlo e la volta dopo dovete di nuovo tornare a fare qualcosa che in quella seduta non sarebbe assolutamente stato possibile. Questo deve essere il vostro mindset per affrontare ogni sessione di allenamento. Qua logicamente i numeri verranno meno, perché magari sballate totalmente le progressioni, andate fuori dai rep range, andate fuori dai range di volume, tutti i range che vi passano per la testa e che io per primo vado a condividere su questo canale. Però in questo modo non potete sbagliare, perché ricordate sempre una cosa, che tutto quello che voi calcolate, tutto quello che potete studiare, tutti i calcoli, le cose che potete fare, sono tutte cose che il vostro corpo già sa, le sa ancora meglio, con molta più precisione. Quindi quello che dovete semplicemente fare è cercare di creare l'intimità nell'allenamento per riuscirlo ad ascoltare. Sarà lui a dirvelo senza assolutamente problemi. Quindi cercare di portarvi al limite in ogni sessione da questo punto di vista fondamentale. Quarto punto, credo sia quello di non dare le giuste priorità tra alimentazione e allenamento nella vostra sfera, se vogliamo anche in un certo senso quotidiana.
Ossia, che cosa intendo? Le persone vedo che tendono ad essere troppo focalizzate sull'aspetto alimentare e poco sull'allenamento, quindi tendono a rendere l'alimentazione complicata e l'allenamento semplice, e semplice anche nel senso che lo inseriscono all'interno della propria comfort zone. Quindi semplicemente l'allenamento cercano di dare uno stimolo, di fare determinati esercizi per un tot di serie, per un tot di ripetizioni, e poi cercano di aggiustare tutto quanto in base all'alimentazione. Perché questo? Semplicemente perché è più facile, perché ecco, andare a mangiare 300 grammi di pollo invece che 200, o 100 grammi di riso invece che 150, è molto più semplice che cercare di fare uno sprint in palestra, dare veramente il 110%, abbattere barriere mentali e uscire devastato da ogni singola serie allenante. È spesso semplice, quindi logicamente le persone si concentrano su questo. Ora, non dico che manovre alimentari non siano benefiche, perché sicuramente se ben studiate hanno un grande, grandissimo beneficio. Però quello che dico è che dedicare troppa energia mentale su un aspetto piuttosto che sull'altro vuol dire che ci stiamo concentrando su quello che ci permette l'8% dei risultati, non so perché ho detto 8, il 10% dei risultati, piuttosto che concentrarci e spendere più tempo su quello che ci permette il 90% dei risultati. Quindi io vedo che gli atleti che si allenano bene hanno comunque, vuoi non vuoi, un fisico rispettabile, un bel fisico. Magari sono sporchi, magari sono acerbi, quello che vi pare, però hanno una bella costruzione. Lo stesso non vale a dirsi per chi mangia bene. Chi mangia bene non è detto che fisicamente stia bene, perché se non si allena bene, comunque, per quanto è può essere preciso e tutto, o ha una forte dote genetica oppure più di tanto non va. Quindi se vogliamo massimizzare i nostri risultati, cerchiamo di non spendere proprio fatica di energie mentali a cervellarci con 10.000 schemi da un punto di vista alimentare. Trovate un setting di calorie e di macros con cui state bene. Se volete, ciclizzate on off, e il 90% del vostro tempo all'interno della programmazione annuale dovrebbe essere dedicato a questo equilibrio. Poi per il resto c'è un arco di tempo in cui ragionare in maniera un po' più specifica, però per il 90% del tempo state molto molto easy e dedicatevi all'allenamento. E l'ultimo motivo, che credo sia il più importante in assoluto per cui le persone non crescono, è il fatto che non ricercano un confronto. Cioè, io personalmente ogni volta che faccio qualcosa, che dico qualcosa, cerco sempre i difetti di quel che faccio o che dico, ok? Cerco sempre di trovarli, perché sono quelli che poi mi permettono di migliorare e mettere un mattoncino per volta. E è anche il motivo per cui ho sempre cercato confronti, consulenze, con tecnici da tutto il mondo, per cercare di capire come lavorassero, come ragionassero, sempre con un velo di umiltà, quindi con la massima voglia di apprendere e di capire. Quindi il reset totale di quello che c'avevo in testa, devo soltanto capire il ragionamento. Che è il motivo, tra l'altro, per cui ci teniamo così tanto a portare tecnici dall'estero e farveli trovare direttamente pronti, impacchettati in Italia, proprio perché credo che sia una delle esperienze formative più interessanti. Quindi questa ricerca del confronto è fondamentale. Se io invece, quando dico qualcosa e quando sperimento qualcosa, non cerco altro che riconferme della mia teoria, del mio comfort, della mia comfort zone, perché alla fine di questo si tratta, allora non andrò da nessuna parte. Questi sono i motivi, dal mio punto di vista, per cui la maggior parte delle persone non ottiene risultati, perché stagna là, si accervella e si impappina su un argomento, su un metodo, su un qualcosa, e non ricerca mai i difetti di quel che fa, non cerca mai di evolversi. L'evoluzione è tutto, ragazzi. Cioè, se volete ottenere risultati, ma anche se volete vivere appieno questo ambiente, questo mondo, dovete ricercare una certa evoluzione. Quindi partite da questo punto di vista, assolutamente, che è la cosa più importante in assoluto. Quindi questo è tutto, 5 motivi per cui non ottenete risultati dal mio punto di vista, quelli che possono essere e che vedo sono un po' più in voga e generalizzati tra le persone seguono, con cui entro in contatto e via discorrendo. Scrivete qua sotto che cosa ne pensate, logicamente fate tutte le domande del caso, sarò ben lieto di rispondere. E detto questo, ci vediamo al prossimo video.